Bene. Ben ritrovati. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per la presenza, mi scuso di questo ritardo. Colgo l'occasione per risalutarvi in massa, che vi vedo quasi tutti presenti, le varie testate giornalistiche e radiotelevisive. E ho ritenuto importante incontrare la stampa oggi, perché ritengo che sia opportuno evitare i facili entusiasmi, come ho detto dall'inizio del mio insediamento, e ogni tipo di polemica che possa in questo, ma è un quarto di campionato che manca, ledere la serenità della squadra e della società. Non è possibile assistere a un entusiasmo esasperato dalle ultime vittorie, parlo da Benevento in poi, che purtroppo non sono riuscito a placare, a rendere più soft, conscio delle difficoltà che questo campionato, delle insidie che questo campionato ha sin dall'inizio e lo sta dimostrando anche nell'ultima fase. Al giro di boa tutti davano ormai il Verona in Serie A. Ricordo la trasmissione di fine anno di Sky che stava quasi celebrando il primo posto acquisito da parte di Pazzini e compagni. C'erano squadre fuori dai playoff che nel giro di due mesi sono rientrate, sono addirittura alle porte di un ingresso diretto in Serie A, e quindi è sotto gli occhi di tutti la dinamica che questo giro di boa ha determinato, uno sconvolgimento principalmente al vertice, e tante inopinate presenze di squadre blasonate, vedi Trapani, che se non ricordo male l'anno scorso è finita terza, con una rosa pressoché immutata, ad essere fanalino di coda quando è stata nostra avversaria. Quindi il mio intervento oggi è principalmente, in qualità, consentitemi, di pompiere. Dobbiamo essere consci che è un campionato diverso da quelli degli ultimi anni, c'è molto equilibrio, un notevolissimo equilibrio fra tutte le 22 formazioni. Non esistono verdetti ad oggi, ma ritengo anche per sino molto probabilmente a fine aprile, verdetti ed esclusioni definitive dai playoff, playout e alla promozione. E quindi cerco di dare un messaggio di coesione.
abbiamo un'opportunità, onestamente, quando ho preso questa carica il 22 giugno, non avrei immaginato di avere una rosa, di poter formare una rosa così completa e competitiva. Avevamo una serie di giocatori in scadenza di contratto, in uscita, in entrata, prestiti, una serie di contratti a me ignoti, che abbiamo con il direttore Sogliano sagacemente portato a chiusura, ad allungamento, con grande fatica in termini di lavoro e di onorosità. Dopo una prima campagna decorosa e il cambio di allenatore, onestamente, essere oggi con una rosa molto competitiva, variegata, sotto il profilo dei nomi, ritengo completa in ogni reparto, infortuni e nazionali a parte, vedi quello che succederà, è successo per questo incontro di domenica, abbiamo 4 nazionali, non sappiamo se rientrano o non rientrano, quindi il messaggio di questo tipo: teniamo i piedi per terra, possiamo giocarcela tutta sino in fondo, ma nulla può essere dato per scontato oggi. Quello che possiamo dare per scontato è che con l'ultima campagna acquisti abbiamo consolidato il nostro patrimonio calciatori di proprietà, abbiamo una rosa che in ogni modo costituisce uno zoccolo duro per il futuro, perché il nostro obiettivo, lo ricordo, è un obiettivo di medio termine, i famosi 3-5 anni di cui ho parlato sin dall'inizio, e ritengo si sposino con quello che il processo di creazione e di consolidamento dell'azienda. A questo proposito volevo soltanto evidenziare l'importanza, a mio modesto avviso, dell'esistenza di un'azienda, non di una formale SPA che si iscrive a un campionato. Un'analisi che avevo comunque effettuato prima del mio ingresso in questo mondo. Dopo la nostra retrocessione in Serie B, campionato 2010-2011, ritengo si sia sfaldata l'azienda. Ha iniziato a perdere pezzi quella che era l'azienda che dava la tranquillità, che dava le basi solide su cui costruire poi il risultato sportivo. Non a caso abbiamo navigato in una posizione a fine campionato
per i successivi 6 campionati posizioni, diciamo, non adeguate a quella che è la nostra città, lo standing, il nostro ruolo all'interno del panorama nazionale. Bari è il nostro capoluogo di regione, la regione Puglia è una delle regioni più virtuose, in crescita ai vari livelli economici, però il fenomeno calcio, che ha un ruolo importante per tutta la collettività, la nostra base di tifosi sportivi, è rimasta nel limbo. Quindi io ho deciso di investire in questo settore e in questa avventura con la consapevolezza di avere un esercito che aveva bisogno di un leader che iniziasse a rimettere a posto quelli che sono i fondamenti, cioè l'azienda che armonicamente si muove per raggiungere un unico obiettivo, che è quello di vincere. Lo so, ho sempre parlato di bel gioco, ma a me piace anche vedere partite dove si gioca bene, si dà spettacolo, però se non si vince si è fatto un mezzo lavoro. Io ripeto, ritengo che in uno scenario dei 3 anni nei quali ritengo di poter assestare ogni aspetto aziendale e societario, di poter quindi avere la base certa sulla quale poter contare e ambire a una Serie A. Che questo possa succedere quest'anno è sotto gli occhi di tutti, è un'eventualità, ma vi prego di non individuarla come una necessità. Questa è una differenza rispetto al passato. Ritengo che non è obbligatorio, anche perché la competizione è notevole. Non siamo nelle condizioni di poter dire gli altri sono inferiori a noi. No, noi abbiamo una buona rosa, un'ottima rosa, deve essere ulteriormente completata in alcuni aspetti, ma ricordate che questi sono ragazzi che stanno giocando assieme da un mese e mezzo. Quindi i miei ringraziamenti a Colantuono per aver, con tutti i giocatori che sono entrati, usciti, lui è sicuramente riuscito a trovare 2 o 3 soluzioni anche a livello di moduli differenti rispetto a uno standard, che hanno sicuramente avuto un peso nel raggiungere i risultati finora conseguiti. Però ecco, non è una squadra che è stata creata all'inizio del campionato. Non a caso quelle che ci precedono sono squadre che giocano fondamentalmente con la maggioranza della rosa da qualche anno assieme e hanno quella
quella coesione, quello spirito di gruppo, quell'assimilazione di meccanismi e di moduli che noi stiamo creando. Detto questo, non dobbiamo assolutamente illuderci, perché le remontate, come è successo a noi qualche anno fa, le possono fare anche gli altri. Ci sono 33 punti a disposizione e quindi può anche succedere a qualcun altro di remontare, di arrivare ai playoff e buttare fuori noi. Quindi mantenere i piedi per terra, evitare gli facili entusiasmi e le correlative contrapposte situazioni di disperazione quando purtroppo arriva una giornata storta. E penso che la prova di più alta maturità dopo la sconfitta di Trapani ce l'hanno data i nostri tifosi, il nostro manipolo di armata, il pezzo di armata biancorossa che ho visto anche a Trapani, di 200, circa 200 fedelissimi, che anche al mio passaggio sotto la loro curva, tenendo conto che avevo lasciato, dopo il primo tempo, avevo lasciato una presunta tribuna autorità, perché onestamente non vedo stadi, a prescindere se siano stati costruiti nel Novecento piuttosto che qualche anno fa, non vedo organizzazioni degne di quella che noi offriamo ai nostri ospiti quando vengono a trovarci. Sono fuggito dalla tribuna autorità perché mi sono trovato circondato più che altro da giornalisti e non da scalmanati, perché i giornalisti che erano lì ascoltavano altre partite. Insomma, è stata una giornata un po' che è nata male anche per quanto mi riguarda. Non ho avuto nemmeno la sanità di vedere assimilare la dinamica che ha portato poi a quella sconfitta. Infatti poi ho approfondito e ricordo a tutti che il crollo della nostra formazione, che ritengo esclusivamente psicologico, perché io sono stato uno sportivo e spesso mi sono trovato in situazioni dove bisognava lottare sino al termine per raggiungere l'obiettivo, principalmente quando gareggiavo nelle gare di nuoto, quando ti accorgevi che le forze ti venivano a mancare, ma guardavi con l'occhiolino l'avversario che era al secondo, terzo posto e stava avanzando, non so da dove tiravi le forze e lo riuscivi a superare. Questo è tutto un discorso mentale. Quindi ritengo che la mazzata che ci ha distrutto mentalmente, perché la ritengo una sconfitta per un crollo psicologico, è venuta quando su un rigore non fischiato a noi loro in contropiede hanno segnato e ci hanno dato il 2-0. Ovviamente qui si apre lo scenario. Cosa ha fatto l'allenatore, cambi, non cambi, perché è rimasto, abbiamo attaccato. Ok, poi qui rientra l'abilità di chi a fine partita può dire la sua. E questo è lecito ed è così. Le regole del gioco sono queste ed è giusto sia così. La critica e l'analisi che serve
per evitare errori di questo tipo, ma non per distruggere ulteriormente un gruppo che ritengo abbia dato tutto per raggiungere l'obiettivo della vittoria, perché siamo andati a Trapani per vincere, non certo per pareggiare. È stato un errore andare lì per vincere, non per portare il punto a casa. Leggevo, se il rendimento fosse stato costante, che un punto in trasferta oggi saremmo, ma non lo so. Queste sono valutazioni che a bocce ferme e postume sono facili da fare. Io so che con Colantuono abbiamo visto una squadra viva e non abbiamo mai sfigurato con le grandi in particolare. Le insidie di quelle squadre piccole, amalgamate come dicevo prima, sono evidenti, quindi molto probabilmente non siamo ancora pronti mentalmente per affrontare con serenità queste squadre. Può essere questa una delle motivazioni. Però ecco, ho letto un po' di critiche eccessive, esasperate, che mi auguro, spero, che tutti quanti voi per il futuro riusciate a non ripetere, almeno per le prossime 11 partite. Una critica costruttiva penso sia quello che merita FC Bari, il direttore sportivo, l'allenatore, la nostra squadra, non distruttiva. Deve essere la nostra forza, la forza dell'unione e della coesione, cosa che vedo nelle altre squadre. Negli ultimi 15 giorni mi sono visto più volte in Lega con gli altri presidenti e onestamente tutti hanno dei problemi di bilancio, o quasi tutti. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti notevoli, però ecco, per come sta cambiando anche il calcio e le regole anche della distribuzione dei proventi, ritengo che la cosa più importante è quella di essere uniti nel salvaguardare il nostro patrimonio, che sono i giocatori che abbiamo acquisito, questo zoccolo duro di cui parlavo prima, e la serenità che deve imperare in questo momento all'esterno e all'interno dello spogliatoio. Saranno 11 ormai, lo dicevo dal giro di boa, 11 battaglie, 11 finali, prima era qualcuno in più, al termine tireremo le somme. Un passaggio volevo fare per quanto riguarda anche il discorso del bilancio, del piano industriale di cui avevo parlato. Ma non immaginabili a inizio dell'anno non mi hanno consentito di poter fare un'analisi compiuta e completa di quello che è stato il bilancio chiuso al 30 giugno 2016. Qualcuno ha scritto, ha parlato di perdite, ha
parlato di qualcosa. Io ritengo che sotto questo profilo, visti ormai i tempi, sarà importante analizzare l'ultimo bilancio con serenità, contando su quello che è stato fatto da luglio in poi, in particolare una semestrale che chiuderemo a fine mese, in sostanziale equilibrio economico. E questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto con grandissimo sacrificio, con grande abilità da parte del direttore sportivo, e duro lavoro dei miei collaboratori che hanno seguito le mie direttive. Penso che in Serie B non ci sono molte società che potranno presentare un bilancio coi conti in regola, come mi aspetto sarà il nostro al 30 giugno, visto l'andamento della semestrale. E questo è un aspetto che è stato completamente dimenticato. E dimenticarlo è grave. È grave perché per avere continuità non basta avere dei campioni in campo. È necessario dare loro la tranquillità di essere una società solida. Le new entry di nome sono venute qui a Bari rifiutando altre squadre, anche di A, ed è stato merito dal nostro direttore sportivo dare una tranquillità che si arrivava in una società seria che stava lavorando e sta lavorando seriamente per restare in equilibrio nel medio-lungo termine. Io ritengo che questi giocatori che spesso definiamo o immaginiamo viziati perché prendono soldi, poi a volte anche senza cognizione di causa si sparano delle cifre abnormi, comunque sicuramente sono in una categoria di lavoratori che è quella fra le più pagate a parità di età e di prestazioni, ma io mi sto accorgendo che sono dei ragazzi che hanno comunque un'anima. A volte ho sentito parlare qualcuno di mercenari piuttosto che gente che va di là, di qua. No, io penso, basandomi su quelli che sono i nostri ragazzi, che abbiamo di fronte dei professionisti che ovviamente hanno un mercato, e quando hanno un mercato vengono sollecitati per varie vicissitudini e varie situazioni di questo tipo di mercato, ma quando si sentono protetti a casa, si sentono bene, si sentono la famosa famiglia di cui parlavo a inizio stagione, che io penso di aver iniziato a costruire, per loro è un valore aggiunto. Quindi questa, io vedo una coesione, tipo Benevento, abbiamo fatto quasi tutto noi, avevamo chiuso la partita, l'abbiamo riaperta e poi l'abbiamo chiusa. Quella è stata una prova che forse ha illuso un po' tutti, che loro fossero diventati invincibili.
Lo dicevo prima, purtroppo non è così perché le insidie sono dietro l'angolo anche da parte delle ipotetici fanali di coda o squadre materasso. Però ecco, io lì penso che non è un aspetto da sottovalutare e da tenere in considerazione. Ho visto per la prima volta il gruppo, la famiglia, il gruppo coeso che si è cementato per raggiungere l'obiettivo. Questo dobbiamo cercare di continuare a fare con la consapevolezza di avere un'azienda solida che può dare questa tranquillità per oggi e per il prossimo futuro. Mi fermo qui, grazie. Domanda? Claudia? Allora, Presidente, innanzitutto insomma, è importante che lei abbia difeso l'allenatore, il direttore sportivo, i suoi ragazzi in un momento molto molto particolare per il Pugliese, perché avrà letto cosa è successo a Taranto, anzi la società subito dopo una sconfitta del Bonnoto ha preso le distanze, e invece da un quadro di famiglia sta facendo un po' il cerchio attorno alla sua squadra, quindi è quello che dovrebbe fare un Presidente. Però le chiedo una cosa: in un momento topico come questo del campionato, dire non è importante andarci subito, comunque non è una priorità andare subito, non è come deresponsabilizzare in questo momento i calciatori. Non vi preoccupate, non occorre andarci subito, ma c'è un progetto a lungo termine. Solo questo le chiedo, se le sue dichiarazioni possono un attimino deresponsabilizzare i calciatori. Bah, guardi, io parlo in questo modo perché vivo lo spogliatoio, anche se non tutti i giorni, ma ci entro, guardo, parlo, io vedo tutti coloro che sono nella nostra rosa, sono qui, chi è venuto, e Di Floro, uno degli ultimi, sono venuti per raggiungere l'obiettivo massimo. Io non voglio responsabilizzare nessuno. Penso che tutti hanno fatto il loro lavoro onesto e hanno dato il massimo in ogni partita. Ritengo, e ne sono convinto, che avendo un quarto di campionato davanti a noi, da uomo d'azienda e non emotivamente coinvolto, ritengo necessario pensare a che non siamo una squadra invincibile. Le possiamo vincere tutte, non dico che le potremo perdere tutte, però può essere che qualcuno entri più in forma di noi in questo mese terribile delle 7 partite che ci aspettano. Ogni 3 giorni si giocherà ad aprile. Quindi questa era la mia preghiera. Cioè, io vi assicuro che i nostri ragazzi vogliono raggiungere il massimo. Hanno anche dei premi per questo. Voglio dire, i meccanismi di ogni società si muovono attorno a queste peculiarità. Quindi, lungi da noi pensare che qualcuno si stia risparmiando perché ha altri obiettivi, no. E penso che una prova, ripeto, una prova di estrema maturità l'hanno data i nostri tifosi, gli ultra che spesso immaginiamo rissosi. Mi spiace molto per quello che è successo a Taranto, non so, la dinamica di questo evento onestamente non l'ho seguita, avranno le loro ragioni, ci sarà qualcuno che avrà avuto informazioni errate oppure ha interpretato, può succedere di tutto. Io vi posso soltanto dire che la nostra difficoltà è che non siamo in un campionato che ci appartiene. Noi, tutti quanti, dal mio illustre predecessore Vincenzo Matarrese, siamo da, ricordo il famoso epiteto, ma purtroppo ci troviamo in B. Ragazzi, qui
ho detto, siano 6-7 stagioni dopo la retrocessione, noi navighiamo nel limbo. Siamo nel limbo perché purtroppo l'azienda si è sgretolata. Allora, penso che le basi che abbiamo messo quest'anno per avere un'azienda solida e coesa, la famosa base sulla quale costruire famiglia, sia importante per darci tranquillità per il futuro. Penso che tutti i ragazzi non corrano questo rischio dopo questo mio intervento. E in ogni modo io penso che sono l'ultimo che può difendere Colantuono e Sogliano, perché sono due persone di estrema competenza riconosciuta a livello nazionale. E quindi il mio non era assolutamente una copertura per chi dovremmo mettere sotto acqua. Anzi, vi ripeto, io mi baso sui numeri di bilancio, quindi quello che poi vedremo sino alla fine del campionato ovviamente darà un verdetto indiscusso e indiscutibile per valutare il loro lavoro, perché poi il posizionamento in classifica e i punti raggiunti daranno gli elementi per poter fare tutte le valutazioni sportive. Il mio obiettivo oggi è questo, di tenere uniti tutti noi, cioè tenere unita anche la famiglia della stampa in questa fine stagione, che la vedo piena di molte insidie, perché gli altri non dormono, questo volevo precisare. Chiedo scusa, forse non ho espresso bene il mio concetto. Non era assolutamente una critica che ho voluto fare a voi per eccessiva criticità. Vorrei evitare che questo possa nascere se le nostre aspettative, partita dopo partita, a livello di risultati, non siano in linea con le nostre aspettative. Il fatto della tranquillità, guardi, io ho visto per la prima volta quello che lei dice a Trapani, da quando seguo le partite di questa stagione. Nel senso che molto probabilmente il fatto di essere andati lì da primi della classe, ormai ci spacciavano tutti, anche i miei colleghi presidenti nell'ultima riunione di Lega mi parlavano di questo, e ovviamente io facendo gli iper scongiuri cercavo di stare fuori. Però penso che, ecco, dopo la partita di Benevento, i risultati ottenuti in casa, aver vinto con la prima in classifica reale bene, con la stessa formazione, lo stesso tipo di modulo, quasi della stessa, gli stessi giocatori, ci ha creato un problema mentale. E al primo, siccome, ecco, non esistono squadre materasso, perché tutti leggevamo che il Trapani in emergenza attacco, no? Non c'era Cive, è entrato uno che aveva quasi mai giocato, grandi aspettative, grande premessa, e ha fatto la partita del secolo,
forse dal suo secolo, mi auguro non sia così, e che abbia un grande... Però attenzione, l'abbiamo fatta far noi perché noi siamo andati molli mentalmente, cioè pensavamo di trovare una squadra, ecco, non pensavamo di trovare un ragazzino così, parliamo in questo caso di questo ragazzo dall'attacco, però il discorso può essere esteso a 360 gradi. Questa è la prima volta che ho visto in questo modo, ma ecco, il mio discorso oggi è questo, non facciamo i disfattisti e non facciamo troppo entusiasmo attorno alla squadra quando si raggiungono degli obiettivi importanti, tipo quello di aver vinto col Frosinone in casa. Non era una critica, assolutamente. Io so e seguo i vostri articoli e so che siete sempre obiettivi. Io vorrei evitare, visto questo fine del campionato, che per me è sotto gli occhi di tutti, sarà fondamentale essere coesi e uniti, un eccesso a fronte di un risultato che è uno degli 11 che dovevano, abbiamo detto sono 33 punti, quindi preserviamo la nostra squadra per poter arrivare in condizioni mentali il più possibile idonee a raggiungere l'obiettivo massimo, che è quello della vittoria. Il problema è affrontare questa partita con la mente serena, la deve affrontare la squadra. Ecco, lei cosa ha detto alla squadra? Perché parliamoci chiaro, questo Bari ha il malvezzo di perdere troppo spesso il trasferto. E con questa marcia esterna non si va in... Cioè, non basta stare uniti, noi stiamo uniti. Io non ho raccolto le critiche, lei avrà letto forse qualche giudizio pesante, però dopo una batosta notevole. Non si è trattato solo di una partita, le sconfitte esterne sono notevoli. Il Bari fuori casa è un disastro, in casa ha un passo da primato, ma fuori casa non è da segnare, neppure da playoff. Questo bisogna... Lei cosa ha detto alla squadra? Perché è importante, adesso chiama la partita con Novara, noi siamo tutti uniti, noi siamo tutti al fianco della squadra, al fianco della società, ma è la squadra che va in campo. I giocatori devono andare in campo con la mente libera, perché la partita con Novara è molto importante. Ma guardi, questo discorso che il disastro in trasferta ci sta, è una regola fissa, onestamente mi sembra non calzante. Questo malvezzo probabilmente doveva essere tirato fuori dopo la vittoria avvenuta a Benevento. Non facciamoci prendere dallo sconforto. Ma guardi, questo lo dice oggi perché l'ultima partita l'abbiamo persa. Non è una critica questa. No, io vorrei. Non ho trasmesso bene forse il mio concetto. Dopo aver vinto Benevento, aver vinto in casa col Brescia, aver vinto col Frosinone, abbiamo steccato la partita con l'Entella, poi ne abbiamo steccato una. Cioè per me è cambiato poco. Cambiato poco nel senso che io non mi illudevo dopo Benevento di andare diretto in Serie A e non mi illudo oggi di andare fuori dai playoff. Ritengo che faremo un campionato decoroso e se manteniamo i piedi per terra e non facciamo ipercritica, diamo una mano alla squadra. Questo è. L'andamento disastroso in trasferta, io onestamente non lo vedo. Non lo vedo perché analizzando la singola partita e le condizioni della partita, mi rendo conto da uomo freddo, cioè uomo di numeri, non di appassionato o di tifoso estremo, che non esiste questo tipo di pericolo
Il pericolo è andare molli, perché quando siamo andati a Trapani noi siamo andati da primi della classe, e questo è l'errore che abbiamo fatto. Ma non perché la squadra non è in grado di affrontare chiunque a viso aperto. Ricordiamo la prima partita, la partita col Verona, siamo andati lì, abbiamo dato una lezione di calcio e poi siamo tornati indietro con 1-0. Non vedo un andamento in trasferta disastroso perché la squadra non rende. Solo 4 squadre hanno fatto peggio del Bari in trasferta, questo per essere chiaro, però il Bari ha un cammino da Serie A in casa, questa è la realtà. Sì, sì, ma il mio discorso è proprio questo. Vicini alla squadra, il problema è la squadra, come la squadra affronterà le prossime partite. Lei ha parlato, questo volevamo sapere. Ma guardi, l'ho detto prima, io ho parlato con la squadra e vedo una coesione che mi dà tranquillità per le prossime partite. Quello che mi fa paura è lo sconforto. Io non voglio vedere facce tristi, demotivate, perché ecco, qualcuno può essere più fragile e interpretare alcuni articoli di stampa in maniera negativa, era questo. Cioè, io ho la netta sensazione che voi siete obiettivi, la maggioranza, però il problema è, cerchiamo di non mettere in difficoltà i ragazzi, perché danno sempre il massimo. Io ci ho parlato, io li ho visti tutti quanti, prima e dopo la cura, ho viaggiato anche con loro, sono ritornato giù con loro, mi sono fatto anche il viaggio in pullman, quindi i ragazzi vanno tutelati nella loro integrità mentale, perché è un problema mentale. Io le ripeto, a prescindere dagli altre sconfitte fuori casa, perché giustamente la statistica dà un verdetto ad oggi inappellabile. Ma analizziamo quello che è successo. Io non ho mai visto la mia squadra entrare in campo con la sufficienza dimostrata a Trapani. Questo è stato il nostro errore, un approccio forse da primi della classe. La mia sensazione, la mia idea è questa, può essere errata però. Quindi, ripeto, non è una critica a voi, assolutamente. Io cerco di trasferirvi il concetto che questi ragazzi stanno facendo il massimo, nessuno è mela marcia, e tantomeno non posso accettare, tranne Mikai, tutti e 4, perché vedo delle pagelle. Poi non lo so il singolo cosa ha scritto precisamente, adesso non riesco a fare mente locale su tutto quello persona per persona, però un tifoso che legge, o i giocatori che aprono il giornale, leggono il giorno dopo, Mikai, non mi ricordo, 4 fisso tu, per me onestamente incomprensibile, non è così perché le relazioni. Ma io non penso che questo sia. Lei è un'opinione da giornalista e un'opinione da manager. No, io non sto discutendo sul voto, io sto discutendo sul messaggio, dottore. Il messaggio, secondo me, letto così, può essere controproducente. Poi ognuno ha il suo punto di vista. Però io no, ripeto, e il mio intervento è per cercare di tutelare la nostra squadra, la nostra città. Poi voi ritenete che sia pleonastica questo mio intervento, questa mia presa di posizione, cioè non è una critica verso di voi. Ci teniamo alla Serie A quanto lei, siamo vicini alla squadra, io critichi, noi l'abbiamo sostenuta anche dopo la sconfitta, non è che nessuno è stato messo all'indice, anzi abbiamo intervistato persone che dicevano di stare unite, di stare a fianco della squadra, la rassegna è lì, sotto gli occhi di tutti. Però ovviamente è chiaro che le pagelle sono quelle, non sono le pagelle della vita,
o le pagelle di un campionato, sono le pagelle di una partita. Chiaramente, quando, cioè non le abbiamo fatte noi perché ce l'ho inviato a Trapani, quindi c'erano ben pochi giornalisti di Bari lì a Trapani, però è normale che a un certo punto quando si perde 4-0 e non c'è stata partita, beh, è chiaro che poi il 4 diventa inevitabile, come arriva l'8 e il 7, quindi, niente contro il Bari, niente contro nessuno, tutti uniti per raggiungere gli obiettivi che sono gli obiettivi. Va bene. Pasquale. Presidente, vado un attimo off topic, perché vorrei... Dove va? Vorrei sapere, visto che parlava, visto che parlava di azienda Bari, volevo capire quale fosse la situazione rispetto allo stadio, nel senso che era previsto oggi un incontro con il sindaco De Caro, se poi c'è stato, se ci sarà... No, vabbè, sì, la ringrazio della domanda. Purtroppo tutto il mio piano, la mia agenda settimanale... Nelle ultime due settimane è un po' saltata a cagione delle problematiche ben note che si sono verificate in Lega per l'elezione del nuovo presidente. Quindi è saltato un po' tutto e penso di poter fare questo incontro settimana prossima, se tutto va bene. Però non cambia poco, nel senso che il comune ormai leggo che ha deciso di bandire questa gara, quindi non, io penso di poter dare un'alternativa all'indirizzo preso in relazione a quello che è il famoso piano industriale di cui le parlavo. Ho parlato. Presidente, ma a proposito della Lega, all'interno delle società di Serie B, che aria B, perché si è parlato di alcune possibili candidature di Pisa o l'ex presidente Montari, c'è già un orientamento che si va verso il commissario? Ma guardi, sono circolati tanti nomi, però fondamentalmente non esiste coesione attorno a qualsiasi nominativo che è circolato, quindi siamo in una fase d'impasse e che va superata, perché poi il 27 c'è il Consiglio federale e quindi andremo già vuol dire, con questa spaccatura a sederci, o meglio qualcuno andrà a sedersi non avendo comunque una maggioranza che lo sostiene. Purtroppo mi sembra che anche in Lega la cosa non sia diversa. Ripeto, ci sono dei cambiamenti epocali legati alla nuova normativa che dovrebbe essere introdotta a decorrere al 1 luglio, di distribuzione dei proventi, dei diritti televisivi, poi c'è la nuova asta dei diritti, ci sono delle dinamiche poco... governabili da chi non è edotto dalla storia, quindi io vedo comunque una personalità, personalmente ritengo che sia un ruolo che debba assumere qualcuno che storicamente ha percezione di quello che è successo e le dinamiche che sono da quando si è spaccata poi la Lega unica in due leghe, no? Quindi Lotito ha caldeggiato la propria candidatura, ovviamente come è spaccata la A è spaccata la B su questa figura. Altri nominativi, purtroppo Andrea Bodi, essendo stato sconfitto nella elezione con Tavecchio, aveva dato le dimissioni irrevocabili, quindi non mi pare lui voglia ritirare queste dimissioni. Ma guardi, io voto, per me la persona è morta, ecco, parlavo conosciuto personalmente, non vedo, posso anche essere deficitario nel conoscere gli altri, però per quelli che hanno avuto il coraggio di parlare, perché qua si tratta anche di avere coraggio,
tante assemblee, cioè ci sono 22 persone, se ne saranno, se no, due o tre che riescono ad esprimere qualche opinione, che abbia un senso ovviamente. Quindi loro due sono due persone che hanno cognizione di causa, sanno quello che dicono, si basano su quello che hanno vissuto e ovviamente hanno dei progetti che, di cambiamento, che devono essere illustrati. Purtroppo Abodi non lo potrà più fare perché, ripeto, ha dato dimissioni irrevocabili e aspetto che qualcun altro, anche perché poi una competizione con un nominativo unico è un po' atipica, no? Quindi speriamo salti fuori qualche candidatura autorevole da mettere a fianco a Lotito, e però è l'unico che ha avuto gli attributi per poter affrontare tutti quanti. Sullo stadio, se posso, lei ha parlato della manifestazione di interesse per acquisire l'area del San Nicola, lei andrà in quella direzione? Ma guardi, io purtroppo mi sono fermato con i miei tecnici a cagione dei miei problemi di tempo, però ecco, l'obiettivo è quello di fare una proposta per un arco temporale molto più lungo rispetto ai 5 anni, che può anche passare attraverso l'acquisizione delle aree. Però ecco, deve essere completata. Franco, l'ultima, per favore, così. Presidente, io intanto non credo sia un problema né di stampa né di tifosi. Qui abbiamo una squadra che è nata 2 volte, che ha i problemi, è stata costruita 2 volte, che ha i problemi classici di una squadra costruita 2 volte. Cominci, cambi tutto, poi ricominci. Non si può pretendere continuità da una squadra costruita 2 volte. Il 6° posto e i punti che abbiamo sono quelli che la squadra più o meno ha meritato. Dopo 31 giornate è difficile prefare, quelli sono, ce la giochiamo, vediamo che succede. Quello che, quindi è difficile nel campo, bisogna stare a parlare pure 6 ore, 12 ore, poi alla fine conta la classifica, i punti che hai e quello che hai fatto, con l'intendimento interno e con quello esterno. Quello che mi preme davvero, anzi mi incuriosisce, visto che stiamo lottando, è anche una bella lotta, perché lei al primo anno da presidente, questo ce lo scordiamo, lei è in carica da un anno, tutto sommato stiamo in ballo, avremmo potuto essere anche al quint'ultimo posto, invece siamo in ballo in una bella situazione di classifica. Lei ha inserito dei premi a salire, come fanno sempre i manager, cioè i premi al rendimento. Voglio dire, se arriviamo tardi, settimi, sesti, quinti, quarti, terzi, aumenta il premio. Non parliamo delle prime 2 posizioni, che secondo me è facile intuire, sarebbe molto grosso il premio. Ma in questa scaletta lei li ha messi, li ha previsti, gliel'hanno chiesti i giocatori, però, perché tanto al momento dobbiamo occuparci dell'area playoff, il resto è presunzione pura, no? Al momento, a 11 giornate alla fine saremmo presuntuosi se vedessimo i primi 2 posti. Ma è importante per esempio arrivare al terzo o quarto piuttosto che ottavo, no? Nell'ottica playoff. Lei i premi in questo senso li ha previsti, li ha fissati, ne avete parlato con i giocatori? Com'era? Prima è stato un po' sui premi, no? Ha detto e non ha detto, ci sono i premi, però c'è questo, diciamo, questo premio a rendimento, a scaletta, diciamo così. La ringrazio per l'assist, perché non volevo glissare parlando di premi, è una consuetudine. Non volevo assolutamente evitare di approfondire questo aspetto. Ricordando che quando sono entrato la società, molto probabilmente in assenza di intervento sarebbe fallita, e quindi a parte il primo anno ho sagacemente inserito anche i premi salvezza, quindi è tutto parametrato, ci sono i premi per ogni posizionamento della squadra a fine stagione. Penso ci siano dei premi molto
interessanti e che non hanno bisogno di ulteriore di corroboranti. Per fortuna i premi salvezza sono stati soltanto una scaramanzia e quindi penso che questo sia un aspetto non determinante nel rendimento dei ragazzi, perché hanno dei premi, giustamente, come io li ho ricevuti quando ero manager e venivano distribuiti dal CEO all'interno del management aziendale. Io dall'inizio l'ho fatto ed esistono per tutti a scalare, esistono anche per le figure dei preparatori atletici, per tutto lo staff sportivo esistono i premi. Quello che non sono riuscito a fare, spero di farlo l'anno prossimo, è di impiantare una politica di premi anche per la parte di lavoratori dipendenti che sgobbano in assenza poi di avere critiche. No. Sta ridendo, che c'hai da ridere, non è bello. L'anno prossimo. Quinto posto, terzo posto. No, è posizionamento, tutti i posizionamenti. Sì, dovrebbe essere sì, quello che ha, da quello che ha. Sì. Ma lei quanto tempo, vista la situazione, visto il rendimento interno del Bari, visto che comunque avremo una squadra rimaneggiata, ma anche il Trapani ce l'aveva contro di noi, quindi niente vuol dire questo. Quanto teme la partita di domenica? Ah, io fondamentalmente non temo nessuno. Ripeto, la nostra squadra è in grado di vincere con tutti. Ci sono degli episodi. Finora mai o scarsamente, raramente favorevoli per la nostra compagine. Mi auguro che i ragazzi ritrovino la loro tranquillità, serenità e affrontino coesi la partita. Sarà sicuramente una bella partita, ne sono convinto. E onestamente temo più, ricollegandomi al dottor Guido, più le partite esterne con, vedi, Provercelli, sintetici, perché adesso statisticamente esiste questa analisi giusta, che probabilmente sono le partite più insidiose e quelle nelle quali rendiamo meno. Presidente, se vogliamo drammatizzare, bisogna andare oltre il sintetico, perché c'è un altro tabù da sfatare, perché non ho appena detto che l'arbitro è Pasqua di Tivoli. Sì, Pasqua di Tivoli. 5 pareggi e 6 sconfitte. Pasqua? È sbagliato mese questo. Doveva venire a Carpi nel caso. Grazie. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti. Legga i pezzi di oggi. Com'è il Bari? Di casa? Lo so. Era un discorso generale, non volevo assolutamente. Il telefonino sta là, presidente. Mi hanno salito più.